ci sono romanzi che contengono in sé tante tematiche che ci riguardano. Ci sono romanzi potenti e uno di questi romanzi potenti è La linea del colore, è uscito per Bompiani, l'ha scritto Hijab Ashego. Benvenuta. Allora, è un romanzo che contiene molte donne in una. La protagonista del tuo romanzo si chiama Lafano Brown ed è una sintesi in realtà fra due figure storiche, un'ostetrica e attivista abolizionista che si chiama Sarah Parker Raymond e un artista che si chiama Edmonia Lewis. Ecco, tu le hai fuse in una sola donna che ha la meravigliosa libertà di concedersi un grand tour, che abitualmente è qualcosa che si concede agli uomini. Si ritrova a Roma perché Roma è un luogo dove accadono molte cose e dove soprattutto si può coltivare la bellezza. E ci sono altre donne però, perché da quel piano temporale, con un piano temporale lontano nel tempo, ci sono donne vicine, ci sono ragazze che vogliono fare una mostra su questa pittrice, ci sono ragazze che vogliono emigrare dalla Somalia, insomma è come se ognuna di loro incarnasse una vocazione di indipendenza e di riflessione sul proprio ruolo nello spazio politico, presente e passato. Allora la domanda è questa, come mai questa scelta che è a metà fra la creazione di un modello femminile che è esemplificativo giustamente di una stagione storica e la possibilità di essere una donna nera al mondo e una coralità di voci? Allora, è un romanzo di tanti viaggi, no? I viaggi dei migranti, ma appunto il viaggio di Lafanù. Perché io quello che volevo far capire ai lettori e alle lettrici era la paura che vive una persona nera di perdere il corpo. Questa è proprio la frase che usa Ta-Nehisi Coates in Tra me e il mondo. Perché vive in costante pericolo. E le due personaggi reali a cui mi sono ispirata, Edmonia Lewis, che era una scultrice lesbica che è venuta a Roma, e Sarah Parker Raymond, entrambe hanno subito un'aggressione. Sarah Parker Raymond è stata buttata giù dalle scale e Edmonia Lewis probabilmente ha avuto una violenza, un'aggressione feroce più forse una violenza. E quella paura l'abbiamo vista anche adesso. A Minneapolis, quando George Floyd ha perso il respiro, no? Ed è qualcosa che accompagna il corpo nero da tanti, troppi secoli. E io quello che volevo fare in questo libro è volevo proprio far capire come si poteva, come a volte una persona che è vessata da una società dove c'è questo razzismo sistemico riesce con l'immaginazione, con la creatività a sfuggire al proprio destino di sofferenza. È quello che fa poi la mia Lafanu Brown, perché Lafanu Brown subisce anche lei una violenza, ma riesce attraverso proprio la voglia di essere un'artista a superare questo confine di violenza, a riprendere in mano la sua vita, a riprendere in mano anche la rappresentazione del suo corpo nero, che viene descritto solo come un corpo nero che deve essere soltanto distrutto. Invece lei vuole creare, no? Era veramente una cosa molto importante, anche perché io stessa sono un'artista. E poi questo libro nasce anche da un grande dolore, cioè il dolore di vedere le persone distrutte oggi, nei nostri anni. Vediamo tante persone che muoiono al confine, che muoiono dentro il Mar Mediterraneo. Cioè è una cosa che per me sta diventando veramente insopportabile. Volevo far capire che forse possiamo costruire un mondo dove il viaggio sia possibile anche per chi vive a sud di Lampedusa. C'è una straordinaria felicità e libertà di scrittura nella linea del colore, secondo me, perché quando noi parliamo, sarebbe facilissimo definirlo romanzo storico, ma forse lo ingabbieremmo. Tu da qualche parte hai detto che ti sembrava quasi più un fantasy che un romanzo storico, perché effettivamente in questa coralità, in questa libertà strutturale, tu fai anche, diciamo, ti liberi con una capriola di quelle che sono un po' le imposizioni che in un certo senso si chiedono alle autrici afro-italiane o afro-americane. Per paradosso, Toni Morrison e James Baldwin potevano muoversi in uno spazio compositivo quasi più libero, mentre oggi c'è una sorta di richiesta a priori della forma in cui una voce nera può farsi largo in letteratura e forse soprattutto in Italia. No, mi piace molto questa cosa che hai citato James Baldwin, perché io ho sempre avuto James Baldwin in testa quando ho scritto questo libro, perché lui,
era andato in Francia, era quasi andato in esilio, tra virgolette, in Francia, per poter raccontare meglio l'America. E in un certo senso è quello che fa la mia personaggio, cioè lei ama quest'Italia, che però all'inizio è un'Italia letteraria. In Italia capisce meglio il suo essere anche statunitense, il suo essere afroamericana. E per me James Baldwin è stato anche uno che si è scelto un padre, cioè ha rifiutato un padre che era appunto Richard Wright, e ne ha scelto un altro completamente diverso da lui, che è appunto Harry James. E Harry James è anche un altro autore che mi è servito molto a scrivere questo libro, perché quello di cui parla Harry James è sempre questa innocenza americana, no? Questo paese che si crede sempre innocente e fa le peggiori cose, no? Ed è quello che volevo far vedere nel libro. A un certo punto la Fanon deve combattere per dimostrare al mondo di essere americana, come tanti ragazzi e ragazze oggi in Italia devono combattere, manifestare per essere considerati italiani. È un libro che deve molto alle mie tante letture, perché poi uno ci vede lontani, no? Dalla costruzione storica, cioè da una scrittrice nera o da uno scrittore nero ci si aspetta l'autobiografia. Cioè, ogni volta io devo raccontare che ne so, la padella nel racconto Salsicce non esiste, che è creatività, che me la sono inventata, no? Perché, come dice Alessandro Portelli, per 200 anni i neri in America hanno avuto, gli è stata proprio negata l'immaginazione. E questo sta succedendo in piccola anche a noi afroitaliani, cioè siamo ingabbiati da questo racconto biografico. Ecco, uscire dal racconto biografico, io lo sto facendo tanti anni, e devo dire che con questo libro sono riuscita veramente a tessere anche una trama di dialoghi. A me piacciono tantissimo ormai mi sono innamorata delle mie personaggi bianche, perché comunque mi sono dovuta calare su donne di un'altra epoca e donne di un altro colore, no? Perché non è così ovvio. E in questo ho molto seguito la lezione di Jane Austen. Jane Austen parlava di quello che conosceva. Io, chiaro, non conosco l'Ottocento, ma quello che conosco sono le donne, quello che sentono. E quindi anche quando ho descritto un personaggio come Bezzabella McKenzie, che vuole fare la salvatrice bianca, no? Quella che salva tutti, me lo fa anche un po' per interesse personale. Non l'ho fatta come la cattiva del romanzo, ma faccio vedere un percorso che parte anche dalla sua difficoltà di vivere da donna in una società patriarcale. E questo è un po' comune a tutti i personaggi. C'è il sessismo oltre che il razzismo. Io ho un'ultima cosa da chiederti, perché questo è il tuo sguardo sul colonialismo italiano, che non è solo uno sguardo dei tuoi romanzi, ma anche della persona, Hijab Abashego, nella sua forma di attivista, di persona che è presente e che scrive. Forse ci fanno capire una cosa, che aver cancellato, in un certo senso, aver tolto dalla memoria comune quel periodo, significa anche aver perso la complessità storica di quella che l'Italia stessa è stata, l'Italia come multietnica, ante litteram, se vogliamo, l'Italia che è fatta di tante voci, di tante culture. E aver azzerato questo, aver dimenticato questo, è una perdita per tutti, credo. Mi sembra che è questo che tu sottolinei nel tuo lavoro. Sì, no, la rimozione del colonialismo italiano è ormai un'ossessione, e in questo libro io apro con una scena coloniale che è una scena ottocentesca, perché c'è proprio questo grande errore, no? Di pensare che il colonialismo sia stato solo fascista, invece già a metà 800 l'Italia era andata in Africa. Io mi sono domandata tante volte perché l'Italia è andata in Africa, e ci sono tanti motivi che non si possono riassumere, però io penso che uno dei motivi era: voleva dimostrare questo paese di essere europeo come gli altri, e li ha seguiti nella cosa peggiore, cioè l'imperialismo, no? Perché io penso sempre, anche quando penso alla legge sulla cittadinanza che non va mai in porto, penso che c'è una sorta di trauma psicologico di questo paese che non accetta il suo meticciato e quindi ha costruito questa bianchezza che non le appartiene veramente, perché la paura è quella non soltanto di essere estromessi, ma di essere anche gli italiani stessi, l'Italia stessa oggetto di razzismo, no? E quindi dalla fuga dal razzismo che puoi provare diventi tu stesso il razzista, no? È una roba un po'
diciamo, problematica che questo paese deve sciogliere. L'Italia non è bianca, gli italiani, grazie a Dio, non sono bianchi, ma sono fatti di tutti i colori della terra e di tutti i mescolamenti che in questo paese ci sono stati. E infatti non è un caso che parlo del Grand Tour, perché molti di questi viaggiatori dell'Ottocento venivano in Italia per irrudere, ma non volevano vedere gli italiani. Quindi ho giocato anche su questo, cioè ho messo anche il razzismo che soffrono gli italiani in questo libro. Le possibilità della letteratura sono infinite. Grazie, Igia Bascego, alla linea del colore, buon piano. Grazie.